anche le due scuole superiori naturalmente sono scuole con le quali ho rapporto da molti anni e anche loro hanno fatto questo lavoro nel poco tempo che hanno avuto a disposizione con grande generosità. Vi presentate e poi ci dite cosa leggete. Allora, io mi chiamo Irene Tarabini, frequento il quinto anno del liceo Annisi Merate. Io mi chiamo Giuseppe Lanzilotti e frequento la quinta BL del liceo Agnesi. Io mi chiamo Sara, anch'io frequento il quinto anno del liceo Agnesi. Oggi noi presenteremo mio fratello aviatore di Bertolt Brecht. Ma in bruda va in figa. Eine Stage bekam eine Karte. Hat seine Kiste eingepackt und Jules ging die Fahrt. Avevo un fratello aviatore. Un giorno la cartolina. Fece bagagli e via, lungo la rotta del sud. Mein Bruder ist ein Europäer. Unser Volk fällt sein Raum. Und Grund und Boden zu kriegen, ist bei uns alter Traum. Mio fratello è un conquistatore. Il popolo nostro ha bisogno di spazio. Prendersi spazio, terre su terre. Da noi è un vecchio sogno. Der Raum, den mein Bruder eroberte, liegt im Guadarrama-Massiv. Ist lang 1,80 Meter und 1,50 Meter tief. E lo spazio che si è conquistato è sui monti del Guadarrama. È di lunghezza 1,80 m, 1,50 m di profondità. Quella che vi proporrò è Loa Brai Camerata Questorum di Pietro Calamandrei. È stata scritta, si rivolge a Albert Kösselin, che era il comandante in capo delle forze armate di occupazione tedesche in Italia, che è stato processato nel 1947 per crimini di guerra, quale ad esempio le fosse onde ardentine. Dopo il suo rientro a casa, disse che gli italiani avrebbero dovuto erigergli un monumento per non aver distrutto i monumenti d'arte delle città italiane. E a questa affermazione Pietro Calamandrei scrive proprio: lo avrai, camerata Kösselin. Lo avrai, camerata Kösselin. Il monumento che pretendi da noi italiani, ma con che pietra si costruirà? A deciderlo tocca a noi. Non quei sassi affumicati, dei borghi inermi e straziati dal tuo sterminio, non con la terra dei cimiteri, dove i nostri compagni giovinetti riposano in serenità, non con la neve inviolata delle montagne che per due inverni ti sfidarono, non con la primavera di queste valli che ti videro fuggire, ma soltanto col silenzio dei torturati, più duro di ogni macigno. Soltanto con la roccia di questo patto, giurato tra uomini liberi, che volontari s'adunarono per dignità e non per odio, decisi a riscattare la vergogna e il terrore del mondo. Su queste strade, se vorrai tornare, ai nostri posti ci ritroverai, morti e vivi, con lo stesso impegno, popolo serrato intorno al monumento, che si chiama ora e sempre Resistenza.